Ciao, io sono Virginia, vi do il benvenuto e il benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo video che è un vlog il quale sto portando avanti da settimana scorsa. Infatti, se non ricordo male, giovedì o mercoledì della scorsa settimana, oggi è il 25 novembre, sono appunto iniziato a vloggare perché l'idea in origine era quella di registrare appunto un vlog post lavoro, quindi riprendere la mia rimanente parte del pomeriggio, della serata, per circa una settimana e poi appunto condividerla con voi, sia perché era la settimana del mio compleanno, quella appena passata. Anche perché comunque volevo un po' aggiornarvi in generale anche su come sta andando il lavoro e direi di iniziare proprio da questo perché ormai è passata una settimana dalla prima clip che ho registrato appunto lo scorso mercoledì, perché sono andata alla uscita dal lavoro alla Rinascente per acquistare il primo regalo di compleanno. Poi da quel giorno non ho più ripreso nulla perché diciamo che non arrivo sempre molto ancora vispa a casa dopo il lavoro, sono quindi stanca e magari mi metto semplicemente sul divano. Oggi ho deciso di riprendere in mano questo vlog per non buttare appunto l'ultima clip che avevo registrato, anche perché vorrei tenerla appunto per ricordo, visto che il regalo che sono andata ad acquistare appunto è da parte dei miei, io sono soltanto andata fisicamente a prendere la borsa. Si avvicina il periodo di Natale, in particolare si avvicina il 1° di dicembre, che come sanno tutti i veterani di YouTube coincide con l'inizio dei Vlogmas. L'anno scorso li ho fatti e devo dire che mi sono divertita molto a registrarli. Avevo iniziato da poco lo stage e avevo appunto finito giusto, se non ricordo male, da qualche giorno l'esame di abilitazione per la professione di farmacista. Ragazzi, è già passato un anno, non ci posso credere. E quindi diciamo avevo in realtà molto più tempo libero, visto che il lavoro era in smart, a differenza invece di questo che è in sede. E in realtà sono felice che sia in sede, c'è un maggiore coinvolgimento e mi sembra appunto di imparare molto di più sul posto di lavoro, anche se ovviamente mi manca la parte dello smart più tranquilla. Quindi sono qui sia con il mio computer sia con la mia agenda per appunto cercare di darmi un'organizzazione e riuscire quindi a portare anche quest'anno i Vlogmas. Quindi metto Amici di sottofondo e con il calendario alla mano cerco di capire come organizzarmi con i Vlogmas. Devo dire che quest'anno, per quanto riguarda le idee, non mi mancano e quindi spero di riuscire a mantenere i miei programmi che mi sono scritta nella mia agendina. Però secondo me ce la farò, quest'anno sarò ancora più precisa dello scorso. Sono ormai le 8:20, il mio ragazzo è rientrato, ho messo sull'acqua perché ora andremo a cenare. E una cena molto veloce e semplice, ravioli di Giovanni Rana pronti in 2 minuti e via. Ieri abbiamo iniziato tra l'altro la nuova serie Marvel, quella di Occhio di Falco, e devo dire che mi è piaciuta molto. Nel secondo episodio siamo rimasti a metà e quindi credo proprio che lo finiremo dopo la cena. E poi ragazzi, si sta avvicinando il 15 di dicembre, che per chi segue appunto i film della Marvel sa che finalmente esce il nuovo film di Spider-Man, quindi io adoro, non vedo veramente l'ora. E stiamo per questo evento recuperando anche i primi film di Spider-Man, insomma, e quindi con i vecchi personaggi cattivi, perché c'è un motivo, non voglio fare spoiler per chi magari ancora non ha visto il trailer.
abbiamo deciso appunto di riguardarli e quindi fare questo rewatch. E speriamo che questo 15 dicembre arrivi il prima possibile. Certo, certo. Però non mi sembra così turbato. Sto bene. Potrebbe sembrare che rispetto all'ultima ripresa non sia cambiato assolutamente niente, ma vi assicuro che oggi è venerdì, quindi è il giorno seguente. Sono quasi le 8 e sto aspettando la mia cena perché ho voluto ordinarla da Sport. In particolare ho preso il Mac, sia perché il mio ragazzo stasera non c'è, quindi sono da sola e volevo togliermi uno sfizio, ma anche e soprattutto perché la giornata non si è conclusa nel migliore dei modi. Infatti ho appunto scoperto, cioè in realtà non è nulla di che perché tutti stanno bene a livello fisico, non è successo niente, però mi urta veramente tanto il fatto che mi si sia rotto lo schermo del telefono, ma non rotto perché mi sia caduto e quindi si è crepato totalmente, ma probabilmente perché tenendolo in borsa con qualcosa di appuntito con le chiavi si è formato questo graffio proprio sulla fotocamera frontale del telefono. Di conseguenza le foto non vengono più come prima, perché questo piccolo graffietto praticamente riflette le varie luci e la foto è molto sfocata e quando c'è molta luce la luce si espande all'interno della foto. Non so come spiegarlo, diciamo, in parole tecniche, però fa schifo fondamentalmente. Quindi serata Mac e una mamma per amica, perché sto facendo il rewatch di questa serie. Questa serata da sola con me stessa e col mio nervoso è finita, perché sono le 22:40 e ho spento la mamma per amica, ho visto due puntate e mezzo. Penso che adesso l'unica cosa che farò è andare a farmi un po' di skincare per rilassarmi e poi mettermi a letto e magari leggo un po'. A questo punto io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se è così lasciate un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi. Io come sempre vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà il primo vlog. Ciao!